si allarga l'orizzonte istituzionale ed economico dell'Umbria che guarda alla Cina con rinnovato interesse. Sarà Fabio Paparelli, vicepresidente della Regione Umbria, assessore a competitività delle imprese, innovazione e sistema produttivo, a guidare una missione di sistema a Chongqing e Chengdu nel sud-ovest della Repubblica Popolare Cinese. Speriamo di cogliere due obiettivi. Da un lato, insediare e creare nuove opportunità per le imprese umbre in questa parte della Cina, in cui sta sorgendo uno dei più grandi centri commerciali del sud-ovest della Cina, in una zona franca, e dall'altro lato creare anche nuove opportunità per gli investitori cinesi possibili nella nostra regione. L'altro obiettivo è quello di creare una forte sinergia col mondo della formazione, il mondo universitario locale, università per stranieri, università di Perugia, con il sistema universitario e formativo di questa parte della Cina. Questi due momenti troveranno la loro massima espressione nella firma di un accordo commerciale con la segreteria economica del governatorato di Chongqing e dall'altro con la firma degli accordi che riguardano l'istruzione all'università alla presenza del ministro Giannini. Oltre alla Regione Umbria e al suo braccio operativo Sviluppo Umbria S.p.A., sono coinvolte nella missione, in un'ottica di promozione di sistema e partenariato territoriale integrato, l'Università degli Studi di Perugia, Confindustria Umbria e Umbria Export, con una decina di imprese umbre del settore food, packaging, ambiente e meccanica. Noi stiamo, godendo in questo momento di una piccola ripresa che speriamo che si consolidi. Per farla consolidare è necessario avere anche questi interscambi con questi paesi molto importanti, dove i numeri sono interessantissimi sia per le nostre imprese che per tutte le organizzazioni con cui si vanno a confrontare nell'ambito di questo viaggio. Ci presenteremo lì come un sistema che va in Cina con un duplice obiettivo: quello di sviluppare tutte le condizioni per la presenza, nel senso dell'export e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, ma anche con l'obiettivo di presentare la nostra regione come elemento promozionale per l'attrazione di investimenti sul territorio regionale dell'Umbria da parte appunto di investitori cinesi. Noi ci aspettiamo che già i rapporti con la Cina, che pure hanno un loro significato, possano avere con questa missione un ulteriore elemento di qualificazione e di intensificazione.